Ciao a tutti dormiglioni. Prima di lasciarvi al roleplay, voglio ringraziare Blavog che mi ha gentilmente regalato questo prodotto, l'Electric Blackhead Remover, che vedrete all'interno del video. Se volete saperne di più, vi lascio il link nella info box dove potrete trovare la pagina del prodotto su Amazon e se volete potrete acquistarlo. Buon relax. Ciao, avevi un appuntamento per la pulizia del viso, vero? Sì. Prego, mettiti pure comodo. È la prima volta che vieni qui da noi per una pulizia del viso, vero? Ok. Generalmente la fai altrove, non la fai. Ok. La fai abitualmente? Ok. No, chiedevo perché comunque è una pelle abbastanza pulita da quello che vedo. Mi permetto di... Ottimo. Allora, guarda, visto che mi dicevi che non la fai così di frequente, procederei comunque con una pulizia bella approfondita, così che, insomma, andiamo a rimuovere tutto quella parte di cellule morte che possono essere rimaste nel corso del tempo. Ok. Allora, piccola premessa, faremo un po' di pulizia, un po' di detergenza, andremo ad aspirare tutte le varie impurità. E poi completeremo il trattamento con delle creme che andranno a idratare e a lenire un po' il rossore che sicuramente andrà a formarsi. Va bene? Ok, tu stai pure comodo, rilassato. Se hai domande, curiosità, chiedi pure durante il nostro trattamento, sarò ben felice di risponderti. Ok, allora. Come ti dicevo, inizieremo con una pulizia del viso che va a rimuovere tutte le varie impurità e useremo questo dischetto di cotone imbevuto di acqua micellare. In questo modo andiamo a rimuovere tutte le impurità più superficiali. Basta poco nel nostro caso perché hai una pelle già che comunque non presenta particolare sporco, diciamo così. Allora chiudi gli occhi, perfetto così, così passiamo sulla zona dove ci sono sempre più impurità. Ok, qui così sulle guance e anche bene qui sul mento, che è un'altra zona che proprio sembra fatta apposta. esfogliante di Paula.
Last Choice, che è un marchio assolutamente molto molto quotato. Lo conosci? Ok. Allora, procediamo, ne mettiamo un po' sulla mano e farò un massaggio. Quindi puoi rilassarti totalmente. Passiamo un po' così sul tuo viso, sulla pelle del tuo viso, e poi lo massaggiamo per bene. Ok. Ora si massaggia bene così da farlo penetrare in ogni angolo sul naso. La zona T è sempre la parte più complicata, eh? Ok, e qui sul mento, che qui ai lati, in modo da non dimenticare nessuna zona, e anche bene qui sulla fronte. Sì, potresti percepire una leggera sensazione di calore. È assolutamente normale, non ti preoccupare. Ok. Vuol dire che sta facendo il suo lavoro. Tutto nella norma, tutto nella norma. Fra poco invece faremo una parte di trattamento che andrà a farti sentire un po' più di fresco, un po' più di frescura. Andrà a compensare, assolutamente. Ottimo, ottimo. Così. Ok. Allora, lo lasciamo agire qualche istante e nel mentre ti faccio vedere il prossimo attrezzo che useremo. Esattamente, proprio un attrezzo. Ed è lui, è un aspiratore della Plavog, non so se la conosci come marchio, e serve proprio ad aspirare le impurità da questa piccola fessura. Esatto, abbiamo varie testine, per esempio adesso abbiamo questa, che come vedi è abbastanza classica. E ne abbiamo varie da utilizzare in varie parti del viso. Per esempio ne avremo una specifica che ti farò vedere più tardi, da utilizzare proprio per il naso, per queste piccole pieghe dove questo non riuscirebbe ad aspirare correttamente. Quindi lo passeremo su tutto il viso, vedremo insomma un po' qual è la necessità. Abbiamo varie potenze, naturalmente noi cominceremo con la potenza più bassa per vedere anche la reazione della tua pelle, e se avremo necessità potremo andare sulla potenza normale oppure sulla potenza strong oppure sulla potenza massima, che insomma aspira anche quello che ancora deve generarsi. Ok, allora vediamo solo un po' se si è assorbito quanto. Sì, assolutamente, direi che siamo pronti per cominciare. Ok, allora, sì, va a batteria, guarda, è molto comodo perché viene fornito con questa base di ricarica che fa da sostegno anche, volendo, e questa base si collega con un semplice USB, quindi insomma molto comodo anche quando magari abbiamo degli interventi di pulizia del viso a casa dei nostri clienti, insomma molto comodo da portare appresso, da caricare con un semplice cavo USB, lui si carica, molto comodo, molto comodo. Lo vendono anche i privati? Assolutamente sì, quindi nel caso lo puoi acquistare anche tu, lo trovi su Amazon volendo, assolutamente.
sembra? Nel caso dovessi percepire una sensazione di disagio, fammi pure sapere, senza problemi. Così aspiriamo per bene tutte le impurità. Adesso ci concentriamo sulla zona qui così delle guance, dove ogni tanto si vanno a formare un po' di punti neri. E poi procederemo sulla fronte, sul mento e poi sul naso, come ti anticipavo prima. Ok. È una sensazione molto strana, vero? Sì, concordo, però direi che fa il suo effetto, eh? Guarda, proverei ad alzare un pochino la potenza. Ok. Passerei sulla fronte, però tornerei su una potenza più tenue, vediamo insomma la reazione della tua pelle. Mentre aspiriamo, così. Ok. Sì, direi che per questa zona va tranquillamente bene anche la potenza proprio iniziale. Soft, assolutamente sì. Ok, passiamo anche un pochino qui così, eh. Che vedo qualche impurità. Ok, molto bene. Lasciamo la potenza soft per il momento, ma direi che è più che sufficiente. È uno strumento che lavora molto bene, quindi anche a potenze molto basse assolutamente fa il suo lavoro. Questo sì, come ti dicevo, ti lascerà sicuramente un po' di rossore, che però andremo a trattare prima di farti andare via. Così uscirai comunque con una pelle normale, con non irritata. Un po' qui così. Procederei ora invece con la zona del naso e andiamo a utilizzare questa testina. Vedi che ha proprio un'apertura che va a facilitare l'aspirazione sul naso, proprio perché avendo queste parti di pieghe, questa apertura non riuscirebbe a fare, diciamo, il vuoto. Ok, allora. Così da riuscire a lavorare correttamente. La zona del naso, ti dicevo già prima, è sempre ricca di impurità, però con questo strumento riusciamo a rimuoverle in modo molto efficiente. Molto bene.
tipo qui proprio sulla zona. Direi che ci siamo assolutamente. Come ti sembra? Sì, sembra un po' proprio come se avessi ipoteticamente un aspirapolvere che ti aspira il volto. Però anziché andare a togliere la polvere, che giustamente non c'è, andiamo a rimuovere l'eccesso di sebo ed eventuali impurità che si sono depositate sulla pelle nel corso della giornata e che con l'acido che abbiamo applicato prima e con l'acqua micellare non siamo riusciti a rimuovere. Sì, lascia la pelle anche più morbida al tatto, effettivamente. Esatto. Ora andrei ad applicare un po' di questa crema, che è una crema antirossore, visto che comunque siamo andati ad aspirare effettivamente la pelle, ci sta che sorga un po' di rossore, insomma di irritazione momentanea. Quindi con questa crema riusciamo a idratare in parte, ma anche a ridurre notevolmente il rossore. Direi di andare a metterne un po'. Basta proprio poca, infatti vedi che ne mettiamo proprio pochissima. La spargiamo bene e poi anche qui, come prima, la passiamo bene dove abbiamo aspirato, quindi qui sul naso. Sì, un lontano ricordo, a parte che era un rossore veramente appena appena accennato. E per ultimo, andiamo a concludere con questa crema idratante che è molto comoda perché ha il filtro SPF, quindi protegge dai raggi ultravioletti. Un acido esfoliante come quello che abbiamo utilizzato poco fa, conviene sempre utilizzare una crema idratante con SPF perché insomma è la pelle più fragile subito dopo. Il filtro solare va utilizzato comunque sempre, te lo consiglio, ma quando usi l'esfoliante in particolar modo. Ok, questa è anche molto buona come crema sempre di Paula's Choice, non è aromatizzata, a molte persone può dare fastidio un po' la fragranza delle creme, in questo caso ne è sprovvista, quindi ottimo. Anche qui ne basta poco perché è veramente molto idratante, quindi ok, la spargiamo bene. Questa si assorbe con molta, molta velocità. La massaggiamo un po' così che si assorba in modo omogeneo su tutto il tuo viso.
utilizzato poco fa. Come te la senti? Più morbida, vero? Sì, poi anche l'aspetto è molto più luminosa. Si vede che comunque in qualche modo è molto più fresca. Ottimo, ottimo. Bene, spero che questo trattamento di pulizia del viso ti abbia rilassato, ti sia piaciuto. Quando vorrai mi trovi qui, come sempre. Alla prossima.